Dopo un momento di adorazione silenziosa del Santissimo Sacramento, gli addetti della floreria toglieranno il faldistorio e così avrà inizio il canto dei Vespri. Terminato, il Papa si inginocchierà per un tempo prolungato di adorazione silenziosa, al termine del quale reciterà, come dicevamo, la preghiera per la vita scritta proprio per tale occasione, cui seguirà il rito della benedizione eucaristica. La cerimonia di questo pomeriggio, tra l'altro, è l'atto conclusivo del congresso internazionale promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia proprio sull'importanza di questa cellula della società. Da giovedì, 66 esperienze giunte dai quattro angoli del pianeta si sono alternate per raccontare come oggi la famiglia è e può essere guida di una fede che cambia i cuori e la società. Il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Dicastero Pontificio, in apertura di questo incontro ha dichiarato di voler attivare così un processo continuato nel tempo di raccolta e messa in circolazione, dopo adeguato discernimento, delle esperienze che sono ritenute più rilevanti e più idonee a ispirare e stimolare altre nuove esperienze. Questo perché, ha soggiunto il porporato, le esperienze parlano con il linguaggio dei fatti e sono più persuasive delle idee, perché non indicano solo ciò che si deve fare, ma anche ciò che con l'aiuto di Dio è possibile fare. Non si tratta solo di esemplarità dei buoni cristiani, ha precisato giovedì il cardinale Antonelli, aprendo appunto il congresso internazionale per la famiglia, ma di sacramentalità ecclesiale, non solo di buon uso della libertà umana, ma di accoglienza della grazia divina, non solo di amore cristiano, ma dell'amore stesso di Cristo, accolto, portato e manifestato a tutti. Per arrivare a questo grado di responsabilità delle famiglie, ha proseguito il porporato, è necessario allora sviluppare una pastorale della verità, incentrata sull'importanza e la bellezza dell'annuncio cristiano, una pastorale della santità, attinente alla formazione di singoli e di comunità ecclesiali, che evitino, ha detto, di accontentarsi di una vita mediocre vissuta all'insegna di un'etica minimalista e di una religiosità superficiale, e di una pastorale della misericordia, fatta di apertura al dialogo e promozione dello sviluppo integrale dell'uomo.
Deus in adiutorio meo m'intende. Thank you.
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Cari fratelli e sorelle, con questa celebrazione vespertina il Signore ci dona la grazia e la gioia di aprire il nuovo anno liturgico, iniziando dalla sua prima tappa, l'Avvento, il periodo che fa memoria della venuta di Dio fra noi. Ogni inizio porta in sé una grazia particolare, perché benedetto dal Signore. In questo evento ci sarà dato ancora una volta di fare esperienza della vicinanza di colui che ha creato il mondo, che orienta la storia e che si è preso cura di noi, giungendo fino al culmine della sua condiscendenza con il farsi uomo. Proprio il mistero grande e affascinante del Dio con noi, anzi del Dio che si fa uno di noi, e quanto celebreremo nelle prossime settimane, camminando verso il Santo Natale. Durante il tempo di Avvento sentiremo la Chiesa che ci prende per mano, e ad immagine di Maria Santissima esprime la sua maternità facendoci sperimentare l'attesa gioiosa della venuta del Signore, che tutti ci abbraccia nel suo amore, che salva e consola. Mentre i nostri cuori si protendono verso la celebrazione annuale della nascita di Cristo, la liturgia della Chiesa orienta il nostro sguardo alla meta definitiva, l'incontro con il Signore che verrà nello splendore della sua gloria. Per questo noi che in ogni Eucaristia annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua risurrezione nell'attesa della sua venuta, vigiliamo in preghiera. La liturgia non si stanca di incoraggiarci, di sostenerci, ponendo sulle nostre labbra nei giorni di Avvento il grido con il quale si chiude l'intera scrittura nell'ultima pagina dell'Apocalisse di San Giovanni: «Vieni, Signore Gesù». Cari fratelli e sorelle, il nostro radunarci questa sera per iniziare il cammino di Avvento si arricchisce di un altro importante motivo. Con tutta la Chiesa vogliamo celebrare solennemente una veglia di preghiera per la vita nascente. Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito a questo invito e quanti si dedicano in modo specifico ad accogliere e custodire la vita umana nelle diverse situazioni di fragilità, in particolare ai suoi inizi e nei suoi primi passi. Proprio l'inizio dell'anno liturgico ci fa vivere nuovamente l'attesa di Dio che si fa carne nel grembo della Vergine Maria, di Dio che si fa piccolo, diventa bambino, ci parla della venuta di un Dio vicino, che ha voluto ripercorrere la vita dell'uomo fin dagli inizi, e questo per salvarla totalmente, in pienezza. E così il mistero dell'incarnazione del Signore e l'inizio della vita umana sono intimamente e armonicamente connessi tra loro entro l'unico disegno salvifico di Dio, Signore della vita e di tutti, di ciascuno.
L'incarnazione ci rivela con intensa luce e in modo sorprendente che ogni vita umana ha una dignità altissima, incomparabile. L'uomo presenta un'originalità inconfondibile rispetto a tutti gli altri esseri viventi che popolano la Terra. Si presenta come soggetto unico e singolare, dotato di intelligenza e volontà libera, oltre che composto di realtà materiale. Vive simultaneamente e inscindibilmente nella dimensione spirituale e nella dimensione corporea. Lo suggerisce anche il testo della prima lettera ai Tessalonicesi che è stato proclamato. Il Dio della pace, scrive San Paolo, vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo dunque spirito, anima e corpo. Siamo parte di questo mondo, legate alle possibilità e ai limiti della condizione materiale. Nello stesso tempo siamo aperti su un orizzonte infinito, capaci di dialogare con Dio e di accoglierlo in noi. Operiamo nelle realtà terrene e attraverso di esse possiamo percepire la presenza di Dio e tendere a Lui verità, bontà e bellezza assoluta. Assaporiamo frammenti di vita e di felicità e aneliamo alla pienezza totale. Dio ci ama in modo profondo, totale, senza distinzione. Ci chiama all'amicizia con Lui, ci rende partecipi di una realtà al di sopra di ogni immaginazione e di ogni pensiero e parola, la sua stessa vita divina. Con commozione e gratitudine prendiamo coscienza del valore, della dignità incomparabile di ogni persona umana e della grande responsabilità che abbiamo verso tutti. Cristo, che è il nuovo Adamo, afferma il Concilio Vaticano II, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Con la sua incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Credere in Gesù Cristo comporta anche avere uno sguardo nuovo sull'uomo, uno sguardo di fiducia, di speranza. Del resto, l'esperienza stessa e la retta ragione attestano che l'essere umano è un soggetto capace di intendere e di volere, autocosciente e libero, irripetibile e insostituibile, vertice di tutte le realtà terrene, che esige di essere riconosciuto come valore in se stesso e merita di essere accolto sempre con rispetto e amore. Egli ha il diritto di non essere trattato come un oggetto da possedere o come una cosa che si può manipolare a piacimento, di non essere ridotto a puro strumento a vantaggio di altri e dei loro interessi. La persona è un bene in se stessa e occorre cercare sempre il suo sviluppo integrale. L'amore verso tutti, poi, se è sincero, tende spontaneamente a diventare attenzione preferenziale per i più deboli e più poveri. Su questa linea si colloca la sollecitudine della Chiesa per la vita nascente, la più fragile, la più minacciata dall'egoismo degli adulti e dall'oscuramento delle coscienze. La Chiesa continuamente ribadisce quanto ha dichiarato il Concilio Vaticano II contro l'aborto e ogni violazione della vita nascente. La vita, una volta concepita, deve essere protetta
con la massima cura. Ci sono tendenze culturali che cercano di anestetizzare le coscienze con motivazioni pretestuose. Riguardo all'embrione nel grembo materno, la scienza stessa ne mette in evidenza l'autonomia capace di interazione con la madre, il coordinamento dei processi biologici, la continuità dello sviluppo, la crescente complessità dell'organismo. Non si tratta di un cumulo di materiale biologico, ma di un nuovo essere vivente, dinamico e meravigliosamente ordinato, un nuovo individuo della specie umana. Così è stato Gesù nel grembo di Maria, così è stato per ognuno di noi nel grembo della madre. Con l'antico autore cristiano Tertulliano possiamo affermare: è già un uomo colui che lo sarà. Non c'è alcuna ragione per non considerarlo persona fin dal concepimento. Purtroppo, anche dopo la nascita, la vita dei bambini continua ad essere esposta all'abbandono, alla fame, alla miseria, alla malattia, agli abusi, alla violenza, allo sfruttamento, nei molteplici violazioni dei loro diritti che si commettono nel mondo feriscono dolorosamente la coscienza di ogni uomo di buona volontà. Davanti al triste panorama delle ingiustizie commesse contro la vita dell'uomo prima e dopo la nascita, faccio mio l'appassionato appello del Papa Giovanni Paolo II alla responsabilità di tutti e di ciascuno. Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e felicità. Esorto i protagonisti della politica, dell'economia e della comunicazione sociale a fare quanto è nelle loro possibilità per promuovere una cultura sempre rispettosa della vita umana, per procurare condizioni favorevoli e reti di sostegno all'accoglienza e allo sviluppo di essa. Alla Vergine Maria, che ha accolto il Figlio di Dio, fatto uomo con la sua fede, con il suo grembo materno, con la cura premurosa, con l'accompagnamento solidale e vibrante di amore, affidiamo la preghiera e l'impegno a favore della vita nascente. Lo facciamo nella liturgia, che è il luogo dove viviamo la verità e dove la verità vive con noi, adorando la Divina Eucaristia, in cui contempliamo il corpo di Cristo, quel corpo che prese carne da Maria per opera dello Spirito Santo e da lei nacque a Betlemme per la nostra salvezza. Ave verum corpus natum di Maria Vergine. Amen.
Thank you.
Christum gaudium in exultationem omnium expectantium in vocemus dicentes. Avant tous les temps, toi qui sera Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi, vieni a salvare gli uomini del nostro tempo. Tu che creaste il mondo, creatore dell'universo e di tutti gli esseri che vi abitano, vieni a riscattare l'opera delle tue mani. Vos che non desprezzaste Dio con noi, che hai voluto assumere la nostra natura mortale, vieni a liberarci dal dominio della morte. You came to give us life to the full. Salvatore, che sei venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, vieni a comunicarci la tua vita divina. Signore glorioso, che chiami tutti gli uomini nella pace del tuo regno, fa risplendere il tuo volto ai nostri fratelli defunti. Memento nostri Domini cum veneris in regnum tuum, et docene nos orare. Tac vesumus omnipotens Deus, hanc tuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo veniente, iusis operibus occorrentes, eius dextre sociati, renum meriante possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Signore Gesù, che fedelmente visiti e colmi con la tua presenza la Chiesa e la storia degli uomini, che nel mirabile sacramento del tuo corpo e del tuo sangue ci rendi partecipi della vita divina e ci fai pregustare la gioia della vita eterna, noi ti adoriamo e ti benediciamo. Prostrati dinanzi a te, sorgente amante della vita, realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo. Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente. Rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore. Disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. Benedici le famiglie, santifica l'unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. Accompagna con la luce del tuo spirito le scelte di assemblee legislative perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita di ogni vita umana. Guida l'opera degli scienziati e dei medici perché il progresso contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca soppressione e ingiustizia. Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli. Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell'impossibilità di avere figli e nella tua bontà provvedi. Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati perché possano sperimentare il calore della tua carità, la consolazione del tuo cuore divino. Con Maria, tua madre, la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, attendiamo da te, unico nostro vero bene e salvatore, la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in te, nella comunione della Trinità Beata. Amen. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis in memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari,
ut redemptionis tuae fructum in nobis iucitas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Oh.
E dunque sull'antifona mariana dell'Alma Redemptoris Mater e sulle immagini di Benedetto XVI che incontra alcuni dei bambini e delle famiglie che hanno partecipato alla cerimonia di questo pomeriggio nella Basilica Vaticana, che si chiude appunto la celebrazione dei primi vespri della prima domenica di Avvento, inserita, come dicevamo, quest'anno in una veglia per la vita nascente. Nel corso dell'omelia pronunciata da Benedetto XVI, il Papa ha sottolineato questo pomeriggio come l'embrione nel grembo materno non sia un cumulo di materiale biologico, ma un nuovo essere vivente, dinamico e meravigliosamente ordinato, un nuovo individuo della specie umana. Così è stato Gesù nel grembo di Maria, così è stato per ognuno di noi nel grembo della Madre. Benedetto XVI ha ribadito che occorre preservare la vita nascente, la più fragile, la più minacciata oggi dall'egoismo degli adulti e dall'oscuramento delle coscienze. Ci sono tendenze culturali, ha messo in guardia il Pontefice, che cercano di anestetizzare le coscienze con motivazioni pretestuose. E tutto questo nonostante la scienza stessa metta in evidenza l'autonomia dell'embrione capace di interazione con la madre, il coordinamento dei processi biologici, la continuità dello sviluppo e la crescente complessità dell'organismo. Ancora, ha proseguito il Papa nel corso della sua discorso, anche dopo la nascita, la vita dei bambini continua ad essere esposta all'abbandono, alla fame, alla miseria, alla malattia, agli abusi, alla violenza e allo sfruttamento. Da qui l'invito ai protagonisti della politica, dell'economia e della comunicazione sociale a fare quanto è nelle loro possibilità per promuovere una cultura sempre rispettosa della vita umana. Le riflessioni di Benedetto XVI si sono estese poi al tempo dell'Avvento, perché proprio l'incarnazione ci rivela con intensa luce e in modo sorprendente che ogni vita umana ha una dignità altissima e incomparabile. E così in questo tempo, durante il quale facciamo esperienza della vicinanza di colui che ha creato il mondo, che orienta la storia e che si è preso cura di noi, giungendo fino al culmine della sua condiscendenza con il farsi uomo, che il Papa ha espresso il suo ringraziamento a quanti hanno aderito e si dedicano in modo specifico ad accogliere e custodire la vita umana nelle diverse situazioni di fragilità, in particolare, ha detto, ai suoi inizi e nei suoi primi passi. Un'omelia dunque densa e ricca di spunti, occasione per il Papa di ricordare come l'uomo presenti un'originalità inconfondibile rispetto a tutti gli altri esseri viventi che popolano la Terra. Si presenta infatti come un soggetto unico e singolare, dotato di intelligenza e volontà libera, oltre che composto di realtà materiale. Siamo parte di questo mondo, ha detto Benedetto XVI, legati alle possibilità e ai limiti della condizione materiale, e nello stesso tempo siamo aperti su un orizzonte infinito, capaci di dialogare con Dio e di accoglierlo in noi. Operiamo nelle realtà terrene e attraverso di esse possiamo percepire la presenza e tendere a Dio, verità, bontà e bellezza assoluta. Insomma, assaporiamo frammenti di vita e di felicità e aneliamo alla pienezza totale. Ecco perché in questo contesto Benedetto XVI ha auspicato che ogni essere umano venga rispettato, già che ogni essere umano ha il diritto di non essere trattato come un oggetto da possedere o come una cosa che si può manipolare a piacimento. Ha il diritto di non essere ridotto a un puro strumento a vantaggio di altri e dei loro interessi. Un gruppo nutrito di famiglie e di bambini che hanno partecipato
anche al congresso internazionale promosso da giovedì dal Pontificio Consiglio per la Famiglia proprio sull'importanza di questa cellula della società. Un incontro che si è dipanato, dicevamo, da giovedì fino ad oggi, culmine di questo congresso promosso dal presidente del Dicastero Pontificio, il cardinale Ennio Antonelli, e che si è dipanato sulle esperienze di 66 famiglie giunte dagli angoli del mondo proprio per venire a recare la propria testimonianza di vita, a testimoniare come oggi la società si possa rendere partecipe di una nuova evangelizzazione, possa contagiare la società con il proprio esempio. Alla fine di questa celebrazione dei primi vespri della prima domenica di Avvento, nel contesto di questa veglia dedicata alla vita nascente, Benedetto XVI ha anche recitato una preghiera scritta proprio per tale occasione. Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, ha detto Benedetto XVI nel corso di questa preghiera, rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore. Disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bimbo che si affaccia alla vita. A me a questo punto non resta che darvi appuntamento a domani per seguire insieme la recita dell'Angelus. In chiusura il mio grazie va ai tecnici del Centro Televisivo Vaticano e a quelli della Radio Vaticana che hanno reso possibile questo collegamento in diretta. A voi tutti, buona serata da Barbara Castelli.